Benvenuti a questa edizione di Video M TG24. Abbiamo il compito di portare l'Italia nel futuro e non ci fermeranno né le polemiche né gli slogan ideologici. Lo dice il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, al termine dell'incontro con il Presidente francese Hollande. Noi saremo in grado di fare qualche decreto legge in meno se le opposizioni faranno qualche atto di ostruzionismo in meno. Alto là del Capo dello Stato, che ha partecipato ieri mattina all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola per Giovani Magistrati di Scandicci. Il compito affidato dalla Costituzione ai magistrati, ha ammonito, è un compito né di protagonista assoluto nel processo né di burocratico amministratore di giustizia. Il Capo dello Stato ha ribadito la necessità di legalità nel Paese e sottolineato la necessità di una giustizia tempestiva. Non esiste nessuna doppia candidatura, il candidato era ed è Luca Zaia, chi non è d'accordo ha un mondo davanti a sé, che non è in Lega. Matteo Salvini, leader della Lega, fuori da Montecitorio, così commenta lo strappo in Veneto, tutto interno al Carroccio, tra il sindaco di Verona, Flavio Tosi, e Luca Zaia. Per il segretario della Lega Nord, Tosi, non è a rischio espulsione. Ancora una volta regna la giustizia e l'essere compatte a Ceglieme Sapica. Vorrei precisare che il successo ottenuto è stato solo ed esclusivamente merito dei nostri dipendenti, che hanno sempre dato tanto all'azienda e si sono fatti valere anche nei momenti di crisi, dimostrando a tutti che credono in tutto quello che fanno. Io e tutta la mia famiglia siamo fieri di avere al nostro fianco persone che credono in noi. Grazie di cuore a tutti. Intanto si apprende che le commesse con l'accordo sottoscritto ieri proseguiranno fino a dicembre 2015. Sono venuta a conoscenza del fatto che l'onorevole Gianfranco Chiarelli, deputato tarantino, sta da alcuni giorni lavorando nell'ombra per convincere quanti più amministratori pugliesi possibile a firmare un documento contro la mia persona e il ruolo di commissario regionale che ricopro per volontà del presidente Silvio Berlusconi. Sapevo già da domenica di queste pressioni perché il sindaco di Ginosa era stato chiamato dallo stesso Chiarelli per invitarlo, se così possiamo dire, a non presentarsi al mio incontro con gli eletti. Ora mi sono giunte conferme di questo documento. Io non so se sia vero o meno, ma so per certo che se un parlamentare di Forza Italia, nominato da Forza Italia, si affanna per far firmare un documento contro il suo commissario regionale, allora questo deputato non può che considerarsi fuori da Forza Italia e con lui tutti coloro che, per convinzione o soggezione, pongono la propria firma in calce. Il tentativo di Ignazio Zullo, capogruppo in Consiglio regionale, è da considerarsi vano, non ce la fa ad arrivare ad una mediazione fra le parti. Ormai è guerra nella guerra in Puglia, in Forza Italia nell'ambito del conflittone nazionale. L'intervista di ieri, rilasciata in diretta TV da Luigi Vitali, nuovo commissario regionale del partito, ha provocato prevedibili reazioni da parte dei fittiani, i quali hanno anche predisposto un documento, solo che non tutti l'hanno firmato. Il Consiglio regionale, ad esempio, un gruppo di consiglieri non lo sottoscrive e fra essi il consigliere Marmo, uno di quelli più importanti. Quella di Ryanair è una presenza importante per gli aeroporti della Puglia, però i finanziamenti, decine e decine di milioni di euro concessi dagli enti territoriali, nel caso specifico Aeroporti di Puglia, perché la compagnia potenziasse il suo servizio, ma non a tutti erano sembrati finanziamenti chiari. La Guardia di Finanza ha passato la lente di ingrandimento su uno stanziamento di 30 milioni di euro fondi europei per la pubblicità. La cosa è stata interpretata dall'accusa come una truffa, ipotesi formulata, in realtà si è trattato di un finanziamento dai fondi per il turismo senza passare dalla necessaria procedura della gara. La Guardia di Finanza ha completato il suo lavoro andando avanti 2 anni. La Procura della Repubblica di Bari formula le accuse di abuso d'ufficio e truffa. Andiamo a Taranto, Ilva e i sindacati metalmeccanici hanno chiuso l'accordo per il rinnovo dei contratti di solidarietà nello stabilimento di Taranto. Il numero finale è 4.074 addetti. Venerdì scorso l'azienda aveva chiesto ai sindacati il ricorso alla solidarietà per 4.459 addetti del siderurgico, mentre stamattina, ad avvio di discussione, ha presentato una proposta ridimensionata nei numeri, 4.342. La trattativa tra le parti ha permesso
permesso di scremare ulteriormente i numeri della solidarietà e l'accordo è stato siglato per 4.077. Andiamo ad Ostuni, cambiano, ma neanche tanto, facce e nomi, ma la musica è sempre la stessa. Si autoelogiano, fanno lunghi discorsi per elencare ciò che hanno fatto, mentre i cittadini sono sempre alle prese con i problemi di sempre. Problemi che, proprio perché non affrontati e risolti, continuano a peggiorare. E intanto il solco tra politica e vita reale si fa sempre più profondo. Ostuni ha bisogno di una seria pianificazione. A Carovigno il viceprefetto Pietro Massone, il commissario prefettizio, inviato a Carovigno appunto a guidare la macchina amministrativa comunale da oggi. Le dimissioni del sindaco Mimmo Mele sono infatti divenute irrevocabili da mezzanotte scorsa. Il prefetto di Brindisi, Nicola Prete, ha così disposto la sospensione del consiglio comunale in attesa del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica. E per finire andiamo a Ceglie Messapica, è stata intitolata al pioniere della gastronomia pugliese, Angelo Ricci, una sala della Cookie Med School. A unire la nostra Ceglie, capitale pugliese della gastronomia, e la prestigiosa scuola di cucina italiana che è Alma a Colomo, in provincia di Parma, fondata e condotta da Gualtiero Marchesi. È stato senz'altro l'appassionata e instancabile azione di Angelo Ricci, compianto ristoratore cegliese che ha sempre guardato avanti e portato in tutto il mondo un gusto tipico di grande eleganza. E a lui che il comune di Ceglie Messapica dedicherà, o meglio ha dedicato ieri alle ore 17, una targa all'interno proprio della scuola di gastronomia. La mia terra è una miniera a cielo aperto di prodotti e culturi e cultura enogastronomica, posto ideale per una scuola di cucina, e la sua frase che verrà riportata sulla targa in ricordo di chi ha contribuito alla crescita del nostro territorio. Bene, questa era l'ultima notizia. Video MTG24 vi dà appuntamento tra 120 minuti. Grazie per l'attenzione.